Lunedì mattina, ragazzi, sto per fare colazione, quindi una cosa molto easy, della verità. Tè caldino alle pesche, adesso mi faccio delle fette marmellate. Mamma mia che voce che ho, cioè la mattina sono proprio morto. E niente, tra un po' dobbiamo andare al lavoro. Tra una decina di minuti parto, anche perché non vorrei arrivare troppo in ritardo, visto che oggi appunto è lunedì e come sapete lunedì devo editare le clips del canale YouTube americano Now You Know e morirò. Ti dico, quasi quasi oggi potrei andare in motorino. Vediamo com'è il tempo. Meteo Verona. Se non danno pioggia oggi vado in motorino. 10% pioggia. Mannaggia. Mannaggia. Sono stanco. Mi sono svegliato alle 6 per qualche ragione. Dopo ho fatto un po' di fatica ad addormentarmi e quindi ho tutti, non so, i muscoli un po' tesi. Avete presente quando siete ancora un po' rincoglioniti la mattina? Ecco, oltre a quello mi sento flaccido, esile, gracile, molliccio, termine giusto, molliccio. Si vede che sono stanco, sì, dai, sì. Vabbè, niente, allora vediamo, dovrebbe essere pronta il toast, secondo me, non ancora, ma ce ne freghiamo, lo prendiamo. E poi mi prendo, mi sa, forse anche una mela. Voi ragazzi stronzi che non mi dite niente, avevo un brufolo enorme qua e stavo per andare al lavoro con questo terzo occhio. Madonna. Vabbè ragazzi, stiamo in macchina, oggi le previsioni sono 35 minuti di insomma, traffico. 35 minuti di traffico e quindi sono partito poi 5 minuti prima giusto per arrivare alle 8 e mezza puntuali, ma in verità io mi fido gran poco di quello che dice Google Maps, viste le ultime volte che hanno fatto così, insomma, non il massimo. Non il massimo. Per il resto ero indeciso se andare appunto in motorino o cosa, ma danno pioggia, quindi se possiamo evitare di inzupparci lo facciamo molto volentieri. Oh ragazzi, incredibilmente siamo arrivati giusti e adesso vado dentro, buon lavoro, ci vediamo dopo. Sono appena tornato a casa, 6 e 10, 6 e 9 e adesso posso iniziare finalmente a lavorare, che ridere. Per sto canale YouTube americano, oggi un po' di novità, avete presente il discorso che vi dicevo che il proprietario della casa non vuole inviare sta lettera di essenzialmente disdetta del contratto per la signora che abiterebbe nella casa che sto comprando? Non so neanche se mi state ancora vedendo. Beh, praticamente oggi ho parlato con l'avvocato di questo signore e ha dato ragione a me palesemente, quindi adesso in teoria dovrebbe inviarla, in teoria, perché qua il nostro signore ha sempre qualcosa in serbo, ha sempre qualcosa che ci nasconde, quindi non so, scopriremo se riusciremo a far tutto meno. Non ce la faccio più, sinceramente, a una certa dico, ragazzi, sapete che vi dico? Basta, basta. Vabbè, quindi insomma, queste sono le grandi novità. Adesso devo editare questo, mi ci vorranno metti 3 orette, le 9, 10, spero di aver finito. E domani vado in ufficio, non sono da remoto, di conseguenza. Oggi non so se riesco ad andare in palestra. Dopo mi piacerebbe fare una passeggiata o qualcosina, ma dobbiamo vedere un po' come siamo messi coi tempi e con l'entusiasmo, perché ragazzi, fare tutto non si riesce e il tempo è quello che è a disposizione. Adesso devo anche andare in bagno e niente, niente, queste sono le novità. Vedete ragazzi, dopo tutto il giorno che edito volevo farmi una bella passeggiata e mi sono reso conto ora che ho il telefono, sì, cioè ho il telefono, la videocamera praticamente scarica, quindi non so quanto durerà. Non, penso poco, morirà a breve probabilmente.
Comunque oggi me la sono cavata con 3 ore e 45 minuti di editing, quindi per forza di cose ora devo uscire di casa e farmi 4 passi, altrimenti succede come l'altra volta che mi faccio solo 190 passi e voglio evitare di morire male. Si avvicina al centro con queste cuffie da topolino, la passeggiata continua, ragazzi. Mai una gioia, mai una gioia, è sempre lavoro in corso. Ero tentato di tirar fuori One Wheel stasera, ho detto dai, mi vado a fare un giretto col monopalla, solo che ragazzi devo sgranchirmi le gambe e se no, 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 no non si riesce, non si riesce. Mamma mia che baffo, che baffo fastidioso, me lo devo tagliare. Vabbè ragazzi, continuiamo. Quanto bella è via Mazzini quando non c'è nessuno, ragazzi. C'è il top, mamma mia. Continua, siamo in Piazza Bra, e Torino c'è l'arena. Come insomma potete immaginare è abbastanza palese che Torino c'è l'arena. E niente, mi sto godendo un pochino questa passeggiatina serale. Tra un po' la... Come si chiama? Tra un po' la 360 morirà. Sì, c'è la 360. Tra un po' la videocamera morirà perché mi sono dimenticato di caricarla, mannaggia me. O meglio, prima, cioè era carica oggi, ma facendo quei timelapse di 2 ore si è consumata quasi tutta la batteria. Quindi, insomma, non benissimo. Addio mondo crudele. Sta morendo, siamo al 2%, mannaggia me. E comunque Castelvecchio dietro di noi continuiamo il nostro percorso. Ah, questo zoom, mamma mia, noi continuiamo questo nostro percorso alla ricerca dei muscoli nelle gambe che ho perso, che ho decisamente perso. Niente ragazzi, videocamera è morta, siamo in Piazza Erba e continuiamo il giro. Oddio, col nuovo aggiornamento sto facendo il video ma sento la musica, mannaggia. Allora ragazzi, niente, sta per finire la passeggiata, io vi invito, sì dai, speriamo che si senta, se non l'avete già fatto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, ricordatevi che l'algoritmo mi aiuta solamente se voi interagite, e che cazzo, bravo, già meglio, oh signore, ma, Dio santo, giusto qua si doveva fermare, c'è un signore là in mezzo, porca miseria. Già ieri stavo facendo un video e ho beccato oh, bravo, è caduto il signore, non lo facciamo vedere. Oh signore. Spero che stia bene. Dicevo, già ieri stavo facendo un video e ho beccato uno in mezzo alla strada che ha fatto un incidente ed è finito tipo nell'alta corsia superando un guardrail centrale. Quindi non, insomma, non del tutto leggero. Vabbè, comunque vi dicevo, voi iscrivetevi, commentate, attivate la campanella. Noi ci vediamo al video di domani alle 11 e mi raccomando ragazzi, supportatemi con le vostre interazioni, che solo così l'algoritmo ci fa salire. Ciao!